Ragazzi, piccola premessa che devo fare all'inizio video. Intanto mi state chiedendo un'opinione sulla Superlega, su quello che succederà, che potrebbe succedere alla Juventus, sul fatto che c'è questo documento che va a evidenziare come alla fine nessuno sia uscito dalla Super League, se la Juventus verrà squalificata dalla Champions. Io sono sempre di quell'idea. Cercherò di parlare il meno possibile dell'argomento perché tanto mi interessa poco. È una roba che, anzi, mi è dispiaciuto doverne fare 3-4 video al giorno in quella settimana lì. E poi non ho niente da aggiungere, non sono un avvocato, non so leggervi le carte dei tribunali, quindi tutto quello che potrebbe uscire dalla mia bocca è tutto basato sul niente. Quindi non voglio parlare di un argomento così delicato e di così poco interesse, sinceramente, da parte mia. Dovessero esserci poi delle notizie serie, le andremo a commentare. Per il momento mi sembra tanto un po' di qua, un po' di là, qualche notizia su e giù. Parliamo di mercato, parliamo di campo, sogniamo la Juve dell'anno prossimo. Buongiorno a tutti, amici della Juventus, come state? Allora, oggi ricominciamo a parlare un po' di calciomercato perché stanno iniziando a uscire tante piccole notizie e voglio fare il punto della situazione dicendovi quelle che secondo me sono veritiere e quelle che secondo me sono dei falsi assoluti e clamorosi. Ma prepareremo il video di chi compra Juve, te lo dico io, anzi vi invito a farmi qui sotto nei commenti tutti i nomi associati alla Juventus, ok? In modo di poter fare un bel listone, poter andare a togliere quelli che sembrano impossibili, aggiungere invece quelli plausibili, così facciamo un bel video fatto bene. E come sempre vi invito a mettervi comodi, lasciare un mi piace a questo video e scaricare OneFootball. Il link è qui sotto in descrizione, completamente gratis, dove arriveranno tante notizie di calciomercato e dove poi le commenteremo insieme qua sul canale YouTube. Fatelo assolutamente. Ieri sera in live abbiamo iniziato a costruire una base di Juventus, collegandoci al video che ho fatto uscire ieri, quello di tutti i moduli possibili e immaginabili utilizzabili da Allegri, in cui vi faccio lo spoiler e vi dico secondo me come andrà a giocare la Juventus. Se non l'hai visto, metti pausa al video, qui sopra nelle schede puoi trovare appunto il capolavoro che ho fatto uscire ieri con un occhio di riguardo a quello che è stato il passato, la prima avventura di Allegri alla Juventus. Dove sono andato a ragionare, ho provato a entrare nella testa di Allegri e capire quelle che sono state le sue Juventus del passato, le scelte che l'hanno fatto arrivare a quella formazione lì e quello che potrà venire riproposto in futuro, ok? E come vi dicevo, Allegri tutte le volte che sia centrocampo 2 che sia centrocampo 3 ha nella testa l'idea di giocare con un giocatore tecnico che va a impostare il gioco. È stato Pirlo, è stato Marchisio, è stato Pjanic. Questi sono stati i giocatori utilizzati da Allegri in quella posizione lì. E oggi sul mercato si parla di Locatelli in entrata, in ingresso per la Juventus. Sappiamo bene che Arthur è una mezzala di costruzione, è un giocatore che sì, ha i piedi buoni, ma non ha capacità di regia ben definite, ben delineate, ok? O almeno questo è l'Arthur che abbiamo visto con Pirlo, quel poco che abbiamo visto da Arthur, e secondo me c'è tanto potenziale in Arthur. Bisognerà capire se potrà essere un giocatore effettivamente da gioco di Allegri, ecco, di questo sono molto molto curioso. Però si parla molto di Locatelli in ingresso. Tante testate giornalistiche lo davano addirittura per fatto, poi adesso la pista si è un po' raffreddata, ma come vi dicevo qualche tempo fa, questi qua sono i giorni in cui si decide per Donnarumma, per Locatelli, per Ronaldo, per Dybala e per Morata. Morata e Dybala, anzi, Morata sembra deciso, Dybala ci si lavorerà questa settimana dove Allegri si incontrerà con la dirigenza della Juventus per fare il punto e poi si andrà a cercare di rinnovare il contratto. Ronaldo, quando vuoi, con calma, dire se vuoi rimanere o se vuoi andare, tranquillo, tanto non è niente di che la permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. E Locatelli e Donnarumma, appunto, si entra nel vivo qua. Il problema di fondo è si gioca con un regista, almeno Allegri ha sempre solo giocato con un regista, o con la coppia o con i tre, ma sempre solo un giocatore di quel tipo lì. E dovesse arrivare Locatelli, ok, sarà Locatelli. Ma oggi si parla di Pjanic, oggi si parla del ritorno di Pjanic. Pronto? Allora, partendo dal presupposto che sono sempre stato molto legato a Miralem, ok? E penso che vada riconosciuto a Pjanic il fatto che si sia adattato molto all'idea di gioco di Allegri della Juventus anche in un ruolo che non era suo, quello di regista davanti alla difesa. Assolutamente no, non andrei a riprendere Pjanic, è un classe 90, ragazzi. Classe 90 che abbiamo dato via solo l'anno scorso proprio per Arthur, che ripeto, non si è ancora integrato alla perfezione della Juve, ma anche. E soprattutto, mi viene da dire, a causa di tanti problemi fisici che l'hanno tenuto lontano dal campo da gioco per diverso tempo, per tantissimo tempo. Però Pjanic, intanto ha fatto una brutta stagione a Barcellona, ma non è tanto questo il punto.
è che andare ancora a ricomprare giocatori del passato mi sembra un po' eccessivo, no? Qualcuno potrà dirmi, il ragionamento è lo stesso per Allegri, non proprio, perché un conto è un allenatore, un conto sono giocatori, soprattutto se poi questo giocatore, Pjanic, dovesse andarmi a bloccare la crescita di un giocatore che si potrebbe acquistare, quindi Locatelli, perché ovviamente Pjanic esclude Locatelli, non è che vai sul mercato e ne prende tutti e due, anche perché in questo momento hai Arthur, McKennie, Rabiot, Bentancur e Ramsey, hai 5 centrocampisti, numericamente sei a posto, potresti eventualmente aggiungere uno, vai Locatelli. Esce Ramsey, ok, se vuoi fare un secondo centrocampista perché vuoi giocare col centrocampo a 3, e devi prendere un grande nome. Se prendi Pjanic e Locatelli, dopo hai Pjanic, Locatelli e Arthur, che sono 3 centrocampisti, non dico uguali, ma simili. Fanno del palleggio, no? Della gestione della palla, il loro punto forte. E McKennie, Rabiot e Bentancur, che sono giocatori tutti diversi tra di loro, una roba del genere. Quindi, boh, un centrocampo allestito in una maniera un po' particolare, soprattutto se vuoi giocare a 2, dopo avresti 4 centrocampisti fuori sempre. Quindi non la vedo proprio logica, a meno che non si stia ragionando di non spendere quei 30, 35, 40 milioni per Locatelli, perché magari andrà da qualche altra parte. Adesso è venuto fuori anche l'ipotesi Shakhtar del suo vecchio allenatore De Zerbi, e si voglia andare su Pjanic. Però, ripeto, mi sembra una trattativa veramente inverosimile, ma tanto inverosimile, soprattutto perché l'obiettivo della Juve, dichiarato l'anno scorso per parola, per bocca del presidente Andrea Agnelli, è quello di ridurre i monti ingaggi, ok? È quello di cercare di andare verso una Juve più giovane, linea verde, e Pjanic non è linea verde, è un prestito, operazione a risparmio, classica opportunità di mercato, che ti impedisce invece magari di andare ad investire sulla linea verde, che è quella di Locatelli. Quindi se la Juventus mi dice, ah guarda, lo facciamo perché è a risparmio, ah sì, assolutamente sì, è a risparmio, però mi vai a bloccare la linea verde. E bloccando la linea verde torniamo sul discorso Chiellini e Bonucci, perché secondo le ultime indiscrezioni Allegri avrebbe scelto sia Chiellini che Bonucci come difensori per la Juve del domani. E qua torna in auge eventualmente il discorso dei Miral, che potrebbe essere scambiato con l'Everton per il cartellino di Moise Kean. Quindi linea verde per l'attacco, però poi buco in difesa. Conoscendo Max Allegri, mi viene da dire che uno tra Chiellini e Bonucci sarà davvero titolare al fianco di De Ligt. Però in questo momento, ragazzi, è 4 più 1 che Dragusin, eventualmente in difesa. E secondo me Chiellini il prossimo anno deve iniziare a entrare nell'ordine delle idee di essere il quinto centrale. Ve l'ho già detto tante volte. Non sono tanto contro l'accessione di Miral. Nel senso, se non si considera Demiral pronto, è giusto cederlo. Se Allegri non considera Demiral un giocatore di livello, è giusto cederlo, perché tenerli un giocatore giovane che gli blocchi la crescita e che vale tanti soldi, possono essere monetizzati per qualcos'altro, un po' mi dispiace, sono sincero, ma anche per lui, perché rimanere lì e guardare sempre gli altri giocare non è giusto. Tra l'altro lui, anche lui, tanti problemi fisici ultimamente. Però conoscendo Allegri potrebbe dire, nella rosa della Juve già ci sono dei difensori affidabili di questo tipo qua, ricominciare un progetto, forse voglio appoggiarmi almeno a uno dei due sempre, e quindi uno tra Bonucci e Chiellini titolare. E ripeto, io non sono contentissimo di questa cosa, vorrei vedere un giovane o un giocatore in rampa di lancio, anche solo 25-26 anni, comunque con delle prospettive di crescita, di fianco ad De Ligt da titolare, se non più giovane, se dovesse esserci un altro De Ligt ben venga. Però forse la Juve non è interessata in questa sessione di mercato a fare una roba del genere, a meno che non voglia inserire Dragusin al posto di Demiral e ragionare su De Ligt titolare assoluto a rotazione tra Chiellini e Bonucci, e quando non gioca De Ligt spazia Dragusin. Quello sì, bisognerà capire se Bonucci e Chiellini a livello fisico reggeranno, perché poi magari anche solo la sfiga ti va fuori De Ligt per qualche motivo, può essere anche solo il Covid, l'influenza, la febbre, una roba del genere. Quindi, boh, non lo so, io dovessi scegliere, io farei 5 centrali di difesa con Chiellini quinto, con Chiellini che gioca solo in caso di necessità. Però, ripeto, conoscendo Allegri potrebbe esserci davvero l'ipotesi di rotazione Chiellini-Bonucci e De Ligt più un altro che sarà la riserva di De Ligt, e potrebbe davvero essere Dragusin. Questa è un po' la mia idea, poi vediamo, perché torneranno De Sciglio, Rugani, tutti questi ragazzini qua, bisogna vedere dove verranno spediti. Concludo dicendo, ieri sera in live qualcuno mi ha fatto l'ipotesi anche di Mario Mandzukic. Ma ragazzi, ma Mario Mandzukic l'abbiamo visto al Milan quest'anno, un giocatore che ormai
ha fatto quello che doveva fare. Per noi tifosi juventini rimarrà sempre un'icona, rimarrà un giocatore indimenticabile, rimarrà l'ultimo giocatore al momento ad aver segnato una finale di Champions. Ma è improponibile pensare al ritorno di Mario Mandzukic alla Juventus, eh? È qualcosa proprio di illogico e che va fuori da qualsiasi tipo di discorso, soprattutto per come è stato allontanato Mandzukic, da come è stato ceduto, come è stato trattato dalla società. Poi magari è stato un trattamento riservato di Paratici, noi non lo sappiamo, però penso sia imponderabile sia il ritorno di Pjanic sia il ritorno di Mandzukic. È ora di guardare avanti, ci sono tanti giocatori sui quali è obbligatorio, secondo me, che è obbligatorio salutare e ricominciare un altro percorso. Un altro è Alexandro, che però in questo momento temo che non ci saranno tante possibilità di sostituirlo, perché più continuo a focalizzarmi sui terzini sinistri e più dico boh, chissà chi c'è in giro. Sì, si parla di Gaia, si è parlato di Gossens, ma Gossens costa 40 milioni di euro. Io avevo fatto il nome di Teo Hernandez nel video dei sogni dicendo questo è palesemente impossibile, però mi piacerebbe un profilo del genere. È più probabile forse l'arrivo di un vice Alexandro, e assolutamente bisognerà avere almeno 4 terzini l'anno prossimo, perché è impossibile che si continui a giocare con 3 terzini da 2 anni a questa parte. L'anno scorso è stato adattato Cuadrado per andare a creare il quarto terzino, e quest'anno 3 con Cuadrado adattato e uno che era Frabotta, che poveraccio, un giocatore che partiva per giocare la Serie C. Quindi capite bene che ci sono dei problemi strutturali a livello Juventus. Prima di andare a focalizzarsi su eventualmente arriva un centravanti, arriva un buon centrocampista, bisogna cercare di risolvere questi problemini. Poi Moise Kean, ve lo torno a dire, è un nome indispensabile nel discorso, perché è un giocatore appartenente al livello della Juve, quindi non occupa uno slot Champions. Lui è Immobile, però Immobile penso che non andrà via dalla Lazio. E quindi sono aperto all'arrivo, al ritorno di Moise Kean, che con Allegri potrebbe fare anche molto molto bene, potrebbe essere quel jolly offensivo che Mancini ha deciso di non portare all'Europeo, ma che noi sappiamo bene, Moise Kean è un giocatore molto 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 interessante, lo conosciamo, l'abbiamo visto nell'ultimo anno di Allegri. Però lasciatemi dire, Pjanic, Mandzukic, tutta questa gente qua. Allora, anche Barzagli e Buffon, gli abbiamo dato un giro di telefono, che dire, ma guarda, non ritirarti, Douglas Costa, sai che è il gremio però, ma torna a Torino. Ripeto, già tornano Rugani e De Sciglio, bisognerà capire dove ficcarli, dove piazzarli, ma sono operazioni di mercato, ragazzi, che in questo momento secondo me sono chiacchiericci. Allegri in questo momento sembra aver richiesto un terzino in più, probabilmente un mancino, proprio per il discorso che ci manca all'interno della rosa. Un attaccante, perché ripeto, noi a livello di centravanti oltre Morata non abbiamo nessuno, e poi ragionare un po' sugli esterni, perché se dovessimo davvero giocare con il 4-2-3-1, Bernardeschi che è in uscita, Chiesa, Kulusevski, eventualmente Cuadrado, però dopo ti riscopri come terzini, quindi bisognerà cercare di avere un certo equilibrio e arrivare ad avere una rosa di 21, 22, 23 giocatori, magari con dei giocatori appunto appartenenti al vivaio, per non lasciare nessuno fuori dalla lista Champions. Non è facile costruire una squadra, costruire una rosa, però in questo momento numericamente ci manca un attaccante e un terzino. E poi palla alle cessioni, perché a seconda di chi esce bisognerà riempire uno slot e cercare di migliorare la Juventus. E se esce Demiral, occhio, perché poi bisogna anche mettere dentro un centrale di difesa.